Se vendi su internet sai benissimo che una controversia PayPal può darti una brutta giornata. Oggi voglio parlare con te delle controversie, sia PayPal che anche degli altri processori di pagamento, come affrontarle e come vincerle quasi sempre. Resta con me. Sono Daniele, in questo canale ti parlo di dropshipping, processori di pagamento e crescita finanziaria. Oggi voglio parlare con te di PayPal e controversie. Se vendi online e utilizzi PayPal, se vendi su eBay o Shopify e hai PayPal come metodo di pagamento, sai benissimo come una controversia aperta da un cliente può darti una brutta giornata. Ma oggi voglio spiegarti esattamente come affrontarle nel miglior modo possibile per evitare di perdere soldi e soprattutto evitare di prendere difetti sul processore di pagamento che possono portarti alla sospensione del conto. Prima di procedere, ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale, mettere like al video, così mi aiuterai a essere spinto dall'algoritmo di YouTube e farmi conoscere sempre più persone. Stiamo crescendo e vi ringrazio tutti quanti per seguirmi ed esservi iscritti. Ma tornando all'argomento di oggi, la controversia PayPal cos'è? Se non sai cos'è, PayPal offre una garanzia ai clienti quando acquistano. Una garanzia che può arrivare fino a 3 mesi in alcuni casi, ma in altri casi fino a 180 giorni. Il cliente, quando riceve il progetto o non riceve il progetto, può aprire una controversia con PayPal dove chiede di intervenire al processore di pagamento perché c'è un problema con il tuo ordine. PayPal, prima di intervenire, ti dà un arco di tempo dove tu puoi risolvere il problema. Sappiamo benissimo che molte di queste controversie sono facilmente risolvibili, ma altre un po' meno, soprattutto se abbiamo a che fare con truffatori o persone con cattive intenzioni che cercano di rubarci dei soldi. Quindi è importante sapere come funzionano e come proteggerci per evitare di perdere denaro a ogni controversia. Se vendi online è impossibile evitare le controversie, sia che tu sia con PayPal, che con Shopify, Payments, sia che tu sia con Stripe, con eBay, ovunque c'è la possibilità di ricevere controversie. Più o meno ci aggiriamo all'1% del totale degli ordini in cui riceviamo una controversia. Questa è la media, poi se è meno è ancora meglio, se hai di più evidentemente hai un problema con il tuo business model. Ma cosa fare quando ci apre una controversia? La controversia può essere aperta per diversi motivi. Il motivo più comune è oggetto non ricevuto. Se noi spediamo un oggetto, ci dobbiamo assicurare sempre di inserire un tracking number, un codice tracciabilità nel nostro ordine PayPal, perché senza codice tracciabilità la controversia la perderemo automaticamente. Quindi ogni ordine che fai, sia che tu vendi in dropshipping, sia che tu vendi articoli che hai in tuo possesso, assicurati di avere un tracking number da mettere su PayPal. Quindi se tu vendi su Shopify, metti il codice tracciabilità su ogni ordine, assicurati che Shopify lo aggiorna automaticamente su PayPal. Se Shopify non lo aggiorna automaticamente su PayPal, inserisci il codice tracciabilità manualmente su PayPal o utilizza un software che lo fa per te. Se tu vendi su eBay, inserisci un codice tracciabilità su ogni ordine e eBay lo metterà automaticamente su PayPal. Questo è importantissimo. Oltre a così, daremo anche la possibilità ai clienti di vedere in che stato è il loro pacco. Non spedire mai senza codice tracciabilità, perché perdi solo soldi e rischi di farti bannare il processo di pagamento. Quindi, quando un cliente ci aprirà una controversia per oggetto non ricevuto e avremo un codice tracciabilità, la prima cosa da fare è andare a vedere il codice tracciabilità, che cosa ci dice. Se ci dice che è consegnato, gli rispondiamo al cliente dicendo: guarda, l'articolo risulta consegnato, assicurati che non sia stato preso da qualche tuo familiare o da qualche tuo vicino, perché il corriere lo ha consegnato all'indirizzo indicato. A questo punto aspettiamo la risposta del cliente. Se il cliente lo trova, dovrebbe chiudere la controversia. Se il cliente non vuole ancora chiudere la controversia, a questo punto noi avremo la possibilità di scalare la controversia a PayPal e farla intervenire. PayPal vedrà che il codice tracciamento risulta che l'oggetto è stato correttamente consegnato e chiuderà la controversia a tuo favore. Se l'articolo non risulta consegnato, ci possono essere diversi casi. L'articolo è stato smarrito, a questo punto tu dovrai rimborsare il cliente e farti rimborsare
dal corriere o dal tuo fornitore se lavori in dropshipping. La stessa cosa se l'articolo è stato danneggiato. Un altro fattore che può accadere è indirizzo errato. Può capitare che i clienti ti diano un indirizzo errato e quindi il corriere non può consegnare l'articolo perché l'indirizzo non è corretto e quindi rimane in giacenza o ti torna indietro. In questo caso, se tu scali la controversia a PayPal, PayPal dovrebbe darti comunque a favore a te il risultato e dovrebbe chiudere a tuo favore. Però ovviamente il tuo primo obiettivo deve essere di dare un servizio di customer service ai tuoi clienti di primo livello, quindi quello che puoi fare è semplicemente prendere in carico la richiesta e scrivergli un altro oggetto se possibile, o semplicemente cercare di risolvere con il corriere e cambiare indirizzo. In questo modo risolvi il problema al cliente, lo fai felice, anche se teoricamente non ti tocca. Cambiando tipologia di controversie, un'altra tipologia di controversie che può accadere molto comune è la scatola vuota. Il cliente dice che ha ricevuto la scatola, ma dentro non c'era nulla. Questo tipo di controversia è la più difficile da vincere per un venditore, perché PayPal, come tutti i processi di pagamento, sono diciamo orientati al cliente, quindi saranno portati a dare sempre ragione al cliente, anche se a meno che il venditore riesce a dimostrare il contrario. Ci sono casi in cui quello è la scatola vuota e è difficile dimostrare il contrario. Ciò che puoi fare è, ovviamente, se hai gli oggetti in tuo possesso, fai sempre una fotografia o un video mentre scatoli l'articolo e gli metti l'etichetta del cliente. Pesa inoltre il pacco, indica il peso del pacco nel corriere, in modo che nella ricevuta del corriere ci è indicato il peso del pacco, così che se il cliente dice è arrivata la scatola vuota, tu avrai il peso della scatola al momento della spedizione. Ovviamente questi non precludono il fatto che il cliente può vincere la controversia, perché, come dicevo, è una delle controversie più articolate da poter vincere per un venditore, e purtroppo è una serie di truffe che possono accadere su questo giochetto. Però tu devi fare di tutto per combatterle e cercare di vincere la controversia. In alcuni casi PayPal potrebbe chiudere la controversia a favore del cliente, ma in ogni caso rimborsandolo di tasca propria, e tu non perderai soldi. In altri casi invece perderai soldi e non puoi farci nulla, perché semplicemente se hai un business o se vendi usato o qualsiasi cosa, devi mettere in conto una percentuale di articoli che verranno persi, smarriti, danneggiati o truffati. Purtroppo non possiamo farci nulla, avremo obbligatoriamente delle perdite, in ogni business ci sono delle perdite, quello che possiamo fare è semplicemente abbassarle e cercare di perdere il meno possibile. Un'altra controversia che può accadere è quella per articolo contraffatto. Se un acquirente apre una controversia per articolo contraffatto, non può per legge rispedirti indietro l'articolo. Quindi quello che devi fare qua è avere tutti gli scontrini, le fatture, i certificati di garanzia, certificati che attestano che è autentico. Devi avere tutti questi documenti, soprattutto se vendi articoli costosi o articoli a rischio come vestiario o orologi o accessori o collane di oro, o questi articoli che sono soggetti a questo tipo di truffe. Devi cercare di avere più documenti possibili che attestano che l'articolo è autentico. Questa è forse la controversia più difficile da vincere, perché ovviamente devi dimostrare che tu, se hai venduto un orologio, devi dimostrare che quell'orologio è autentico. Ovviamente devi avere quindi tutti gli scontrini, tutte le fatture, tutti i certificati possibili per cercare di vincere la controversia. Poi, ragazzi, un'altra cosa che voglio chiarire è: una controversia solitamente viene vista dai venditori, da noi, come un singolo accadimento. Invece quello che voglio che voi capiate è che le controversie non sono semplicemente il singolo evento, ma è tutto lo stato del vostro account. Che se voi avete un conto in cui fate centinaia di vendite al mese e avete una percentuale di controversie vicino all'1% o più bassa, magari 0,2%, 0,1%, non aprono mai controversie. Quando dopo 3-4 mila vendite vi aprono una controversia, la possono aprire per quello che vogliono, ma PayPal
ha uno storico su di voi, ha visto che avete fatto 3.000 vendite senza nemmeno una controversia di articoli consegnati e clienti felici. Quindi qualsiasi motivo sarà l'apertura, se voi anche riuscite a dimostrare che anche con poca documentazione che avete fatto tutto il possibile, avete fatto tutto ciò che era in vostro dovere, PayPal sarà più incline ad aiutarvi, sarà più incline a chiudere la controversia a vostro favore o semplicemente a chiudere la controversia senza recarvi un danno economico. Ma se avete un negozio che spedisce dalla Cina o che vendete usato, che diciamo non specificate esattamente gli articoli, le loro condizioni, come si trovano, avete un sacco di lamentele, un sacco di controversie, se vendete 20 oggetti a mese e vi aprono 5 controversie, siamo al 25% di controversie, qualsiasi cliente che aprirà una controversia automaticamente PayPal gli dà ragione. Perché? Perché ha poco storico su di voi e quel poco storico che ha su di voi è pessimo. Voi dovete cercare di stare il più basso possibile a livello percentuale di controversie, questo vi aiuta anche contro i truffatori. Io per esempio ho un conto PayPal in cui la percentuale di controversie, ho alcuni conti in cui è allo 0%, letteralmente non ho preso mai una controversia, e alcuni conti in cui è forse allo 0,3, 0,5, qualcosa del genere, cioè prendo una controversia ogni 2.000-3.000 ordini. Queste sono percentuali molto basse. Quando un cliente mi apre una controversia è difficile che io la perdo, oltre perché ho tutta la documentazione, oltre perché ho un business legittimo, ma anche perché PayPal molte volte guarda la percentuale di controversie. Se vede che tu fai 5.000 ordini e non hai nemmeno una controversia, non ha motivo di pensare che tu sei in cattiva fede, e quindi guarderà meglio il tuo caso e darà un occhio di riguardo al venditore. Ma ovviamente se hai tantissime controversie sarà più incline a dare ragione al cliente perché hai una pessima reputazione. Bene ragazzi, spero che oggi ho chiarito qualche dubbio su PayPal e le controversie. Vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube, di mettere like se avete trovato le informazioni utili, e vi aspetto per il prossimo video. Grazie di essere rimasti fino alla fine. Ciao, alla prossima.